lo vedremo in battaglia. Ok, andiamo a iniziare, ragazzi. Ci gioco veloce, obiettivo della squadra, deathmatch. Vabbè, giochiamo il tutorial, capirci un po'. Campi di addestramento. Great, they sent me another future corpse to train. You there, can you see alright? Ok, prima persona, terza persona, possiamo giocare. Can you read instructions? Never know with peasants. Ah, ci sono 5 armi. Usala con E, colpo rapido con R. Tiro un calcio, tiro un pugno. Ok, grido di battaglia con C, emote, salta e schiva, accovacci, vabbè, speciale con Q, va bene. Let's pick up that sword and learn the basics. Ciao, Columbia Man! Slash is great against multiple opponents and easy to land. Un attimo, adesso che devo impostare la sincronia verticale, mi dà un fastidio incredibile vedere sto cazzo di linea che... Oh... bel po' di tempo, Columbia, ma che non ti fai vivo, eh. Oggi proviamo la beta di Chivalry 2. Guarda qui che grafica. Attacchi base. Overhead. No. Rotellina giù per eseguire. Ah, ok. You're sharper than wood. È bello tosta cosa, Team your ragazzi. attacks together in a combo to overwhelm your opponent. Good. This time, mix up your strikes. Ma grazie signore, avrei risposto prima, ma ci stava l'attesa di 2 minuti. Ho capito, ho capito. Allora, fendender, rotellina giù, rotellina su. Now you know what a swing is. Let's crunch out some more logs. If these logs could kill you, players retain control of their aim during attacks. So adjusting the weapon's path mid-swing is essential to learn. I giocatori mantengono il controllo della mira nel corso degli attacchi, quindi regolare il percorso di un'arma durante un colpo è essenziale per capire come funziona. Ah, ok, quindi ci sono la possibilità di beccare bersagli multipli, oppure anche dare un colpo difendente. Come mai provando Chivalry 2? Sei un fan del primo o stai solo spippolando in giro? Veramente... Allora, non sono un fan del primo, però ho giocato Mordo, non so se lo conosci, molto simile alla serie Chivalry. Poi il mio canale è molto pieno di caratteri medievali, tra cui anche Bannerlord, e di conseguenza questo era un gioco che volevo assolutamente provare. Non l'avrei comprato al day one, ovviamente, però visto che c'è questa occasione di Turn provare into la your beta... swing and break them all with one slash. Allora, slash. Ah, ok, dovevo con... Ah, ok, devo fare così. Ah! Zagatagata! Questo adesso devo fare lo swing così. With a single overhead. Ah, rotellina giù. Minchia, queste sono cose che devo imparare, raga. Rotellina su, qua. On this one with one stomp. Ciao. Io uno lo manco sempre. Remember, try to hit them with your weapon, not your eyes. Anche la telecamera esterna non è male. Graficamente, ragazzi, è bellissimo. Allora, se ti interessa il titolo bene, io cerco streamer che lo portino. In Italia sto gioco è come Rogue Company. Lo si scopre per caso. Io vorrei giocarlo per bene, però non lo so, tutto dipende The first anche player to land a hit will da come va interrupt nel their opponent's canale. attack. So turn to land your strike as fast as possible. Il primo giocatore che infligge un colpo incomberà all'attacco dell'avversario, quindi interromperà l'attacco dell'avversario, quindi voltati per colpire il più veloce possibile. Certo, ovviamente. All right. Now you'll never beat your opponent to the punch swinging like that.
Sono velocissimo io, eh. Launch both of your hits of your combo without taking a hit. Ah, gli devo tagliare la testa. Show me you learned something. Combine dragging and please no, you can't say we never Azzarola! Some enemies are cowards and ma adesso ce l'ha ancora. Let's learn how to deal with them. Scusa, non volevo farti del male, è andato così. Un attimo, ragazzi, che io voglio attivare i tasti dell'overlay qua sotto. Un attimo che li sposto, perché qua i board deve andare un po' più là. Anzi, volendo posso metterli qua. Però non so dov'è la salute, ragazzi, quindi per adesso li dividiamo in questa maniera, poi li miglioro. Allora, io giocavo il primo ed era veramente figo. Poi appena è arrivato il mio amico ci nerdiamo malissimo. Beh, ma qual è? Il bello è quello. Giocarci con gli amici, ti diverte. You've got two options with the turtle. Go around his block or go through it. Perform a combo after being blocked. Ok, continua a effettuare combo dopo essere stato bloccato per tenere alta la pressione. Vabbè, ok, ovviamente, poi se non mi fai il culo. Comboing for being blocked is a little slower, but drains that you call it. Blocks can be helped, but quickly drain stamina. A defending player is disarmed when they run out of stamina. Invece sì, guarda, dove c'è proprio qui. I blocchi possono essere mantenuti, ma consumano rapidamente l'energia. Un giocatore in difesa è disarmato quando termina la propria energia. Come vedi c'è sia la barra della stamina che della salute. Ok, credo di aver finito. Tell me, which faction shall ye kill, and which will it be? The ruthless Mycin Order, or the dutiful Agathian, or the red and black? Ovviamente, ragazzi, rosso nero. Black for the shadow that yet remains. After King Argon and his foolish righteousness led us to slaughter in the Crusades, General Malric vowed to seize power and rid the land of weakness brought by birthright and blind loyalty. Since Malric's victory, the Iron Fist has hammered this land. Strong men, like good steel, are forged in the fires of hardship. Now the Lion of Agatha returns. How pathetic its last gasp comes as a mere whimper. May the slaughter make us stronger. For the order. Fortissimo, ragazzi. For the red and black. Now fight for your king in the battle of Wardenglade. Cioè, la prima battaglia, ragazzi. La battaglia di Wardenglade. Gli eserciti dell'ordine dei massoni e dei cavalieri di Agatha. Riscaldamento. Servono 48 giocatori per iniziare. Remember when it was us who said no more to the lords of Agatha? No more conscription into foreign wars? No more extortionate taxes on our labors? I ask you once again to rise up and proclaim no more! Ma non mi muovo. Yeah!
Oh. Anche la mia è caduta di testa. Leggermente violento. Tipico, dei chivalry. Minchia, ma tutti loro sono rimasti. Madonna. Dai, sì. Vado. Prima persona, ragazzi, prima persona è più bello. Posso salvarmi? No, aiuto! Minchia, ma sono tutti loro! Minchia, mi hanno immaginato male! Uccido da Gilbert! Dai, fammi spawnare! Ai massoni restano ancora 30 truppe! Posso cambiare arma? Ah, perché ti metti davanti, cazzo? Stammi lontano, bastardo. Minchia, oh. Dai, ne rimangono 7, oh. Ne rimangono 7, ragazzi. No. 2. Hanno perso. Vabbè, gli altri ragazzi erano tutti NPC. Quindi 5 tenere, 3 uccisioni, 3 morti. Al menu principale. Stand proud, mine brothers. Fight and die well. Tutti con la stessa identica faccia, ragazzi. Però ragazzi, le armature sono fatte di una finezza unica, raga. Più il danno che ci facciamo tra di noi. Sono circondato. Chissà se posso. Qualcuno mi può salvare. Oh, sono morto veramente male. Dai, si riparte. Graficamente, ragazzi, è una bomba, mi piace un botto. E togli, cazzo, di mezzo. Questo gioco è così, raga.
Devi stare attento a chi colpisci. Siamo nel pieno medioevo, Matteo, benvenuto. Sto provando la beta di Chivalry 2. In tempi record sono riuscito a farmi... a recapitarmi una key di sto meraviglioso gioco. Dai, combatto. Ci provo, con calcio. Mi prendi a calcio, stronzo. E io ti prendo pure a calcio. Tu guarda, mi ha circondato. È solo una ferita superficiale. Minchia ammazzate, ragazzi. C'è anche la visuale da terza persona. Sono tutti qua dentro. Qua, ragazzi, ci sono munizioni. Possiamo cambiare l'arma. Possiamo prendere la spada. Cioè, possiamo prendere anche il candelabro. Vieni qua. Ma ce ne vuole, ragazzi, coraggio a combattere. Vado, tutti infiammati siamo, raga. Che mi racconti, Matteo? No, oh, Matteo, semplicemente se ne sono andati tutti in prepensionamento. Guarda, veramente, ormai... non mi fa neanche... non ci metto neanche testa più, guarda. Ammazzalo, quello là. Che quanto è ammazzato, quanto sangue, ragazzi. Stiamo vincendo, di poco, ma stiamo vincendo. Io devo cambiare arma, raga, io non la voglio questa. Bastardo. Balestiere maledetto. Volevo prendermi la balestra, sto cercando la balestra. Oggi tutto bene, forse anche il periodo, boh. Che ti posso dire? Ma per cosa succede? Ah, eccolo! Mi sono fottuto da solo. È utile per colpire i nemici che si trovano dietro. Madonna, dai! Sto triumvirat ha fatto un bordello di kill. Quando cazzo l'ho fatto io? Vado ping 92 io. Perché è così alto il mio ping? Dai cadaveri vediamo se si può recuperare le armi. Mi sa di no. Ma io devo cercare la balestra, raga. No, good. Vado una torcia, appena tocchi a terra. Cazzo ho fatto? Curati. Ma da dove è arrivato questo? Cioè, nel tutorial non ti fa vedere come fasciarti, eh? Cioè, ci sono le bende, sì, però... come si utilizzano in battaglia? Dice 2.
C'è scritto 4 lì. 2. Cioè, quello mi faceva danno da terra. Allora, proviamo con le band, dai. Allora, prima 4. Cioè, le lancia. Le lancia. Siamo agli ultimi round della scuola. Chi è messo male cerca il miracolo. Chi è messo bene fa lo scatto finale. Beh, gli ultimi round ad aprile. Cioè, gli ultimi round io mi ricordo che erano a giugno, eh. Squadra di Agatha ha vinto. Dai, siamo a livello 2, livello globale aumentato. Adesso avanguardia, valletto e alabarda più 130.